sindaco di Firenze, prego Dario! Ciao Diana, molto piacere, giovanissimo Dario tra l'altro, wow! E il premio verrà premiato dal costituzionalista Michele Ainis. Michele, dove sei? Michele? No, oddio, si chiama Ainis. Ainis, domando scusa. Vabbè, vai. No, io sono stato qui l'anno scorso come premiato, quest'anno come premiante, la considero una promozione. Il premio va alla città di Firenze, al suo sindaco. Firenze è una capitale della cultura italiana, ma anche della cultura costituzionale, per una scuola, diciamo, che risale a molti decenni fa, è una scuola importante di cui Dario Nardella, questo forse non tutti lo sanno, è un rappresentante a sua volta importante. Siamo colleghi, siamo costituzionalisti entrambi, come del resto tutti gli italiani, sono tutti costituzionalisti. Bene, complimenti. Grazie, grazie mille Michele. Poi dai. Consegnare, prego. Devo parlare più piano. Consegnare il premio a Dario, prego, foto. Bello. Ottimo. Bellissimi. Grazie mille Michele. Grazie Michele. Dario, prego, siediti con noi. Diciamo che nella costituzione di questo premio Alferano non è premiato Nardella, come non fu premiato il sindaco. No, è premiata una città. Chiaro. È premiato a Firenze, quindi è giusto. Però anche il lavoro che fa Dario. No. Anche un sindaco incapace viene premiato. Se decidessimo di premiare il sindaco di una città perché è bella, lo prenderemo così com'è. Ho capito, ma è difficile fare il sindaco. Ma non sto dicendo che lui non merita, non è premiato lui, è premiato a Firenze, lui ritiene il premio per conto della sua città. Per di più è anche una bravissima persona. È molto gentile, educato, un buon costituzionalista. Premiare un politico però è una vergogna, per cui non so come ci fiamo. Pensavo che Firenze fosse il pretesto per premiare. Per di più amico di Renzi, quindi è proprio. Però, nonostante tutte queste premesse, e che non è premiato lui, essendo lui mio amico, io ho fatto finta di premiare lui. E ho scritto di lui, perché è di Firenze. Ah, perché doveva venire Renzi? No. Doveva venire Renzi? No, Renzi era il sindaco prima di lui, lui è il successore di Renzi. Ah sì, certo, la vera situazione, lui è il vice sindaco di Renzi, diventato sindaco, il che fa pensare anche delle cose un po' tristi di discendenze, monarchie, cioè il vice sindaco è una cosa... Vittorio, c'è una differenza sostanziale che penso faccia piacere a chi è qui. Io sono nato a Torre del Greco, quindi vengo da questa regione, diciamo le cose come... Quindi è un conquistatore. Diciamo le cose come stanno. Comunque, io ho scritto di lui, Dario Nardella, sindaco della più bella città del mondo. In questo sono stato più ampio di Ainis. La governa con lo spirito musicale che gli viene dal suo originario mestiere, cercando di restituirle l'ordine che è proprio della sua storia e del pensiero che si fa letteratura, arte e architettura. Firenze è l'Italia ed è capitale anche senza esserlo più. Occorre amministrarla con delicatezza, accarezzarla come si fa con uno strumento musicale. Ci vogliono mani leggere come quelle di Nardella. Ci vuole rispetto e ci vuole orgoglio. Firenze è di tutti, ma ognuno ha il compito di contribuire a conservarla integra e bella. E il sindaco è come il guardiano di questo giardino. Il premio a Firenze e al suo sindaco è un premio all'Italia e a quello che la rende la più reale delle città ideali. Wow! Bellissimo. Bravo! Bravo, grazie!